adesso, come vi ho promesso, che vi faccio diventare nuovi, ok? Potenzieremo un po' i nostri muscoletti. Scendi, mi vedi? Ok. Schiena dritta, puoi anche appoggiarti sullo schienale. Il mio è un po' indietro, quindi preferisco essere dritta seduta così. Sollevo il braccio qui, poi prendo la bottiglietta, apro e scendo giù. Sollevo l'altro, poi la scambio qua davanti, apro e scendo. Ok, spalle mi rimangono sempre basse. Non vado oltre le spalle, poi me lo porto al petto, apro e scendo giù. Ancora su, sul petto, spalle basse, chiudi un po' le scapole se riesci. Cosa vuol dire chiudere le scapole? Che petto fuori e i gomiti mi rimangono sempre un po' spinti indietro. Ce li passiamo ancora qualche volta qui. Stop. Scendo qui. Rimango con la bottiglietta d'acqua sulla destra. E apro, 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 apro. Inclino, faccio cadere giù la bottiglietta. Riscendo. Sono tutte e due braccia che cercano di avvicinare il pavimento. Ritorno. Inclinazione. Fammi quel collo lungo, lungo, lungo. Immagina che sei una giraffa. Ancora una volta. Se non riesci a tenere il braccio teso, non importa. Va bene anche così piegato. E adesso rifaccio un primo esercizio, quindi sollevo le braccia, altezza spalle, passo la manubrio davanti e scendo giù. Collo lungo, non ti incurvare, cerchi di stare bella dritta. Risolviamo, risolviamo, torniamo ad essere giovani. Non c'è età, tutto solo il numero. Giusto? Chi ha detto che da grandi non possiamo essere in forma, eh? Bello dello sport che lo puoi iniziare a fare quando vuoi. Rimango qui. Ok. E adesso inclino dall'altra parte. Questo pesetto mi tira giù. Se non riesci a stendere il braccio, va bene anche piegato. Che è importante che ti inclini un po' da un lato. Dobbiamo mobilizzare anche la tua colonna vertebrale. Shhh, anche di poco a poco, va bene? Piano piano. Da un lato. Incliniamo. Ok, adesso mia bottiglietta d'acqua. Scendo giù, la metto per terra e salgo su, arrotondo la schiena. Posso anche mettere le mani qua, ok? Adesso vado a prendere con la destra, spingo in alto, scendo giù, l'appoggio per terra. E poi mi stiracchio. Ai, come quando ti alzi dal letto, è così che fai, no? Ok, prendo con l'altro braccio. Spingo in alto. Ritorno, lo porto per terra. E mi stiracchio. Perfetto. Ancora. Prendo questo pesetto che non so che cos'è, lo porto su. È come quando metti nel scaffale alto alto qualcosina, eh? È la stessa cosa. Poi invece me lo appoggio giù e
E poi mi sono svegliata. Stiracchio. Ok, quindi prendo qualcosina in cucina e poi lo metto sopra quel scaffale, quello su. Ritorno. Appoggio giù. E mi stiracchio. La voglio fare altre due volte, ok? Perché è molto molto utile. Quindi prendo la bottiglietta, la metto sul scaffale là sopra. Poi la appoggio giù. E l'ultima volta. Metti là su quell'ultimo scaffale. Perfetto. Adesso me lo solo sposto poco poco in avanti, perché mi voglio riposare un po' le braccia, perché ci siamo stancati, lo so. Ok? E quindi mi sposto un po' sul core. Seduti sulla sedia. Adesso porto una gamba destra verso sinistra e sinistra verso destra. Ok? Quindi voglio evitare l'ostacolo. E dall'altra parte. Ok? Usa i tuoi tempi tranquillamente, ok? Quello che hai bisogno, io voglio che porti gamba da una parte, poi dall'altra. Vieni. Come ti senti? È stancante? No! Terza età, sì, ma proprio. Eh? Sposto l'ultima volta. Da un lato, dall'altro, e vado a recuperare il mio pesetto. Ora ho questo pesetto qua davanti. Ok? Lo porto dietro sulla spalla e torno giù. Ok? Porto dietro sulla spalla, torno qui dietro, quello che riesci, ok? Non importa quanto è, lo voglio portare dietro. Come va? Sposto dietro. Sposto dietro. Ok, rimetti per terra. Ne faccio ancora qualcun altro. Ok, così alterniamo. E poi cambio poco poco la presa, perché tu sei bravo e riesci. Ok, quindi usa il tuo addominale. Porta da un lato, porta dall'altro lato. Dai, giovanotti, forza! Giovanotti, usa i tuoi tempi, ok? Non ti preoccupare. L'importante è che porti la gamba da un lato all'altro. L'ultima volta. Ok. Recupera. Adesso cambio un pochettino. Poco a poco, però, ok? Sempre che vado a toccare la spalla, però la tocco così e così e dietro la porto. Ok, portala dietro. Lo so che non è facile, ma piano piano, ogni giorno facciamo un passo avanti, ok?
Oggi magari è così e domani sarà così e dopodomani sarà così. Piano piano, porta dietro. Shh. E ancora dietro. È l'ultima volta, ok? Raddrizzo la schiena. Cerca di essere bella dritta. Stop. Va bene. Ok. Spostiamo il nostro focus. Perché sempre seduti, dici, sono seduti sempre a casa, pure qua devo essere seduta, hai ragione. Quindi che facciamo? Mi inclino in avanti, mi spingo e salgo. E poi mi passi il peso, ok? E ritorno. E poi scendo piano piano sedendomi piano piano sulla sedia. Tanto la sedia è sempre là. Abbiamo scelto le sedie belle forti, oppure appoggiati al muro. Quindi mi sposto in avanti, spingi il peso nel tallone, sali da sola, senza braccia. Me lo passi? Grazie. E ritorno. Scendo giù, piano piano mi siedo. Ah, very good. C'ho anche vecchietti che parlano inglese, eh? Salgo su, sposta, dammelo, ma non ti muovere, e ritorno. Scendo giù, e ancora, sposta in avanti, spingi nel tallone, su, e ritorno. Shh. Ok, l'ultima volta, vai su. E scendo piano piano. Ho fatto un disegnino che mica ho capito che cosa ho disegnato, adesso l'ho capito. Ultimo esercizio con questa bottiglietta così e poi cambiamo. Adesso immagina che c'è il tuo compagno qua dietro o la tua compagna e vuoi passare la bottiglietta. Gliel'hai passato, torni al centro. Ok? Quindi io sono seduta bella. Passo la bottiglietta a mio compagno che è dietro, o la mia compagna, e ritorno. Ok? Con tutte e due braccia, questo è importante. Ok? Con tutte e due braccia, tieni la bottiglietta. Grazie. Tieni la bottiglietta. Piano piano. E grazie, quello che riesci, però rimani seduta. Ok? Passa. E ritorno. Passa. E ritorno. È l'ultima volta. Ti senti già stanca? Vieni. Qua non ci sentiamo stanchi. Forza. Opla. Perfetto. Adesso conserviamo la bottiglietta d'acqua sotto il sedere. Mi rilasso un po' la schiena perché... Ai, che l'ho torcigliata destra-sinistra, inclinazione. Mo sì che siamo a posto, eh? Ok, raddrizza ancora una volta. E relax. E salgo. E andiamo adesso a potenziare un pochettino di più, ok? Perché... Vi ripeto, non siamo proprio vecchietti, giusto? Voi siete i miei vecchietti giovani. Appoggio le mani, sollevo. Mi sposto verso un lato. Adesso scendo giù con una gamba. E noi giovani lo chiamiamo lunge. Tu chiamalo come vuoi, importante che scendi giù, come se ti volessi mettere sul ginocchio. Poi spingi, ok? E... con un passo bello sostenuto mi trovi dall'altra parte. È la stessa cosa, ok? Scendo giù, scendo come se mi volessi appoggiare. Magari posso anche toccare o non toccare, non importa. Spingi, usa quel braccio, usa la gamba e vai.
due volte, un po' più sveglio il passo, eh. Ok. Ancora.